Galan dice: non sono stato io, e hanno costruito un impianto accusatorio, quelli che mi hanno preso i soldi per fregare me. Marco, che sensazione hai avuto? La sensazione è che sicuramente può darsi che la Guardia di Finanza abbia commesso degli errori. Io ho sempre trovato stravagante che le battaglie garantiste in Italia abbiano chiesto qualsiasi sciocchezza, tranne quella di obbligare una procura a interrogare un indagato prima di chiederne l'arresto. Non è obbligatorio interrogarli e quindi spesso non vengono interrogati. Nel caso in cui ci Lui ha fosse un detto che aspetta da abbaglio. un anno di essere Nel caso in interrogato. cui ci fosse un abbaglio, sì, da quando hanno arrestato la Minutillo e la Minutillo ha cominciato a parlare male di lui, ma al di là del suo caso, se fosse obbligatorio sentire l'indagato, almeno si potrebbero evitare eventuali errori. Io poi non so se ci siano stati o meno, quindi quella parte lì, è la sua parola contro quella della Guardia di Finanza e vedremo se le carte che oggi ha messo a disposizione gli Depositato. serviranno. Sul fatto che lui non avesse sentore di che cos'era il Consorzio Venezia Nuova, insomma, aveva sentore del consorzio di cos'era il Consorzio Venezia Nuova tutto il Veneto e gran parte dell'Italia che si avvicinava a quei fatti, quindi che non ci fossero le prove di delitti è un conto, ma che non si sapesse che il Consorzio Venezia Nuova ha dato da mangiare per più di 20 anni a tutta la classe dirigente del Veneto e non del Veneto, insomma, questo lo sapevano tutte le persone informate sui fatti e lui era il governatore del Veneto, quindi al di là delle competenze o meno sul MOSE. C'è una responsabilità politica. No, no, non la responsabilità politica, ma il fatto che lui sia caduto dalle nuvole il giorno dei mandati di cattura mi sembra assurdo, come il fatto che lui non si sia reso conto fino alla fine che la sua segretaria andava in giro con capini di abbigliamento da Da 16.000 16.000 euro, euro anche e che quelli. glieli Che regalò. pensi, Marco Travaglio, di questa storia del rapporto Renzi-magistrati? Cioè, perché una delle teorie è che Renzi può prendere un po' a sberle i magistrati perché fa poi il giustizialista su altri fronti, quindi in qualche modo se lo può permettere. Tu stesso hai fatto un pezzo qualche settimana fa in cui di fatto dicevi a Renzi finalmente benvenuto, anche tu ti sei reso conto che i ladri non si possono difendere ad oltranza. Ma io credo che Renzi stia facendo qualcosa di più e di peggio nei confronti della magistratura. Da un lato è chiaro che non può difendere i ladri del suo partito perché altrimenti verrebbe meno una delle ragioni che lo hanno portato al consenso che ha. Dall'altro però sta facendo delle operazioni di potere. Non sto parlando dello stipendio dei magistrati. Se si vuole diminuire lo stipendio dei magistrati, il governo glielo diminuirà. Certamente pretendere che i magistrati siano favorevoli a che il governo gli diminuisca lo stipendio, credo che non esista categoria al mondo a cui alla domanda sei favorevole che ti taglio lo stipendio, la risposta è no, ovviamente. Dopodiché se il governo glielo vuole Ma tagliare, glielo c'è tagli. una differenza però, Non c'è che nessuna. loro sono gli unici in grado di dichiarare incostituzionale La legge l'abbattimento e o il l'abbiamo già mantenimento del vista, proprio e l'abbiamo stipendio. già I magistrati vista, no, e l'abbiamo già lo può fare la Corte Costituzionale la che non Corte c'entra. La Costituzionale, Corte no, parlo in Costituzionale non generale. c'entra nulla con la magistratura, Una alla anche volta, se se no li non chiamiamo capiamo. giudici Sì, costituzionali, d'accordo. i giudici costituzionali sono dei professori universitari, dei giuristi che vengono eletti dal Parlamento o da altri enti, giudici costituzionali, ma non sono magistrati come quelli dei tribunali o delle procure, quindi non c'entra nulla. Invece, quindi il taglio dello stipendio non è una minaccia all'indipendenza e all'autonomia della magistratura, può essere una punizione, però dato che riguarda tutti, affari di chi lo decide. Invece è una grave minaccia all'indipendenza della magistratura il prepensionamento da oggi in avanti dei magistrati che fino a ieri andavano in pensione a 75 anni e adesso ci andranno a 70. E spiego perché. È un'operazione a tenaglia che sta facendo Renzi. Da un lato sega tutti i vertici della magistratura, perché i più anziani sono anche i capi dei tribunali, i capi delle procure. Li sega e li prepensiona tutti, ok? Seconda cosa, il CSM sta cambiando, il CSM è quello che nomina i loro successori. Se tu mandi in pensione prima i capi attuali, il CSM che arriva a luglio nominerà i loro successori. Il CSM che arriva a luglio sarà quasi tutto renziano, E sta perché sarà. rottamando la Sta magistratura, Renzi. rottamando la magistratura e si prepara a nominare procuratori e presidenti di tribunali e di sezioni di Cassazione, diciamo, da parte di una maggioranza
fortissimamente renziana, come mai c'era stata una maggioranza così forte nel CSM. Altra cosa sarebbe se lui decidesse che d'ora in poi il magistrato va in pensione a 70 anni e non più a 75, ma questo vale per i magistrati che oggi di anni ne hanno fino a 65, cioè che entra in vigore fra qualche anno. Allora non potrebbe essere accusato di voler segare gli attuali vertici per sostituirli con gente più vicina a lui. Stiamo attenti, perché queste due cose messe insieme significano una forte mano del potere politico, che in questo momento è solo renziano, perché non c'è opposizione in questo paese. Stiamo vedendo che, a parte i grillini, il Parlamento ormai sono diventati tutti renziani. Sarà Meloni, il nostro piccolo. Scusami, stiamo parlando di grandi numeri, cioè di quelli che esprimeranno il nuovo Consiglio Superiore. Sì. Il nuovo Consiglio Superiore saranno tutti alleati di Renzi e un grillino. Scusate, si è mai visto un CSM monocolore? Io non l'ho mai visto. Quindi stiamo attenti a quello che sta succedendo, perché se la mettiamo come la casta della magistratura che vuole restare lì aggreppiata, può essere che ci sia anche qualcuno che vuole stare lì aggreppiato. Ma io, Borrelli, sono felice che abbia concluso la sua carriera il più avanti possibile negli anni, perché comunque di solito quando sono a una certa età molto spesso sono anche molto bravi, non sono soltanto vecchi che non sanno usare i computer. È un rischio?